Ti sei mai chiesto com'è la vita di un videomaker? Ciao, mi chiamo Giacomo Sisca e sono il creatore della webserie Vita da Videomaker e per un anno intero ho realizzato un vlog al giorno. Sono sempre stato affascinato dai video. E il daily vlog è una forma di espressione che a me piace tantissimo. Questo progetto nasce da una voglia di sfida. Nessuna sceneggiatura. Provare ogni giorno a raccontare una storia. Un episodio di una vera e propria webserie al contrario. Partire dalla realtà, dare forma agli eventi della giornata. Dal mio punto di vista, mostrando il dietro le quinte del mio lavoro. In questo modo ho imparato a raccontare me stesso e le storie che mi circondano, ma non mi bastava più. Così ho iniziato la seconda stagione dando voce alla storia degli altri. Siamo circondati da influencer, youtubers, creators in generale, ma i loro contenuti come vengono realizzati? Quello che si vede è solo la punta dell'iceberg. Vi siete mai chiesti cosa c'è al di là della videocamera? Io sì, ed è con questa curiosità che ti porterò con me alla scoperta del dietro le quinte di chi ha a che fare con il video e il web. Per continuare a rendere questo progetto libero da pubblicità, puoi anche tu entrare a far parte della community dei finanziatori e produttori della serie. Ti basterà andare su www.giacomosisca.it per saperne di più. In ogni caso, ci vediamo qui ogni settimana con nuovi episodi. Se pensi di essere nel posto giusto, allora iscriviti al canale per non perderteli. E come sempre, che il video sia con noi. Questa era l'introduzione, dovremmo esserci live, dovreste vedermi a schermo intero, dovreste aver notato che lo sfondo è un po' particolare, questo perché oggi per la prima volta allo sperimento in live ho messo un green screen qui sullo sfondo, sono riuscito a ricreare un po' una roba apparecchiata, diciamo così, e mi sono catapultato in California, precisamente a Los Angeles, come forse avrete riconosciuto dalle palme, e questa cosa è molto divertente, devo dire, è un po' un esperimento, ma insomma sembrerebbe riuscito. Datemi conferma nei commenti se è credibile o comunque se è divertente, ecco, quantomeno. E in realtà lo sfondo è questo, ma con Roberto magari ne scegliamo un altro, sempre a tema Los Angeles, a tema Hollywood. Roberto infatti è il co-protagonista, l'ospite di questa live in cui rivediamo e commentiamo e vi raccontiamo un po' di aneddoti di un episodio girato proprio qui a Los Angeles, un anno e mezzo fa ormai, in cui abbiamo trascorso una serata pazzesca che in America è considerata tra le feste più grandi, quelle in cui ci si diverte di più, che è proprio la notte di Halloween. E quindi andremo un po' nelle strade di Los Angeles, ma vedrete dopo durante il rewatch. Intanto presento ufficialmente Roberto, che è un attorone che io ho la fortuna di avere come amico, è una persona da cui prendere veramente tanti spunti utili ed è una persona che ti arricchisce, quindi sono quelle persone di cui ti vorresti circondare sempre, ecco. Io ho veramente piacere di invitarlo con noi, eccolo qua, lo vediamo nell'altra metà dello schermo. Benvenuto Rob. Se mi senti, perché eccoci adesso ti sento. Ho visto il microfonino cattato. Esatto. Allora, intanto grazie delle bellissime parole, Giacomo. Di rado accade che qualcuno, quando pensa a un qualcosa di so sweet, te lo dica, quindi grazie, mi fa piacere e sono felice anche io di aver condiviso e di continuare a condividere dei momenti, delle cose, dei piaceri insieme, perché poi alla fine questa tua passione del videomaking e comunque della curiosità che ti contraddistingue è un piacere anche per me condividerla, quindi grande, grazie. Figata, io ti chiedo a te se è credibile questo sfondo, visto che tu a Los Angeles ci hai vissuto per un anno intero, quindi lo chiedo a te, è credibile? Sembra la via di casa mia, tu mi sa che ci sei stato a West Hollywood e praticamente ecco, era esattamente questa, aveva queste palme altissime e è spettacolare, è credibile, bravo. Troppo forte. Ma allora ti lancio cosa c'hai dietro? Per gasarci ancora di più, ti propongo un'alternativa, guarda un po', vediamo se scegliamo comunque questa o se invece l'alternativa ci piace ancora di più. Sei pronto?
Vai. Vado. Che dici? Come potete vedere qui la scritta di Hollywood, siamo proprio nel cuore dell'industria del cinema americano. Troppo forte, sta cosa mi fa troppo ridere. Le Hollywood Hills, mamma mia. Qua... Ma che scarpinata ti sei fatto per arrivarci? Mamma mia, guarda, l'abbiamo commentata l'altro giorno, martedì, con Luca, che è stato il mio compagno di viaggio, e effettivamente è stata un'avventura enorme, senza acqua, senza cibo, così, folli. Però ecco, ne è valsa la pena arrivare in cima, e questo credo proprio sia un punto di vista aereo, cioè da un drone, da un elicottero, quindi ecco, forse è poco credibile per questo, quindi ritorniamo magari... Alla... Beh, però ci sta questo sunrise dietro e bello, ma che tra l'altro lì, secondo me, è ancora più significativo, oltre alla scritta, è il mega bandierone degli Stati Uniti, che è attaccato, sarà, non lo so, sarà 3 metri per 2, e è attaccato ad un bastone che sembra che si stia per rompere da un momento all'altro. Però è significativo perché vedi la potenza di quella bandiera così pesante su una stecca così debole. E quindi è curioso. Non me la ricordavo questa cosa, sai, Rob? Sta, diciamo, a una mezz'oretta di cammino dalla scritta, andando verso dove adesso vedi nella foto il sole. Ok. Però bellissima. Tra l'altro io là ci ho nascosto sotto un sassolino... Una dedica per una persona che sta. Scusami, aspetta, che è partito il video. Nel frattempo, credo si sia bloccato. Io mi vedo frizzato. Ecco, un aspetto negativo di questo sfondo in green è che satura molto la banda di connessione, quindi rallenta un po'. Ecco, questo è il lato negativo. Richiede dati. Dicevi, tu hai addirittura fatto una dedica d'amore in quel posto lì sulla collina. Beh, dai, sì, possiamo dire una dedica d'affetto, di grande affetto. E l'amore sarebbe un capitolone enorme da aprire, però di grande affetto per una persona che spero un giorno di poter portare lì e sperare di ritrovare quel sassolino sotto cui c'è una cosa importante. Quindi bello. Wow. Sì. Almeno la scritta Hollywood non significa soltanto fama, successo, droga, sesso e rock and roll, ma io credo che significhi la ricerca dell'amore, no? Come il nostro buon La La Land dice: "What everybody is looking for is love." Cazzarola, c'hai ragione. Oh, comunque a me emoziona davvero sentire persone, oltre a te, Rob, anche altri ospiti che abbiamo avuto questi giorni, che ci raccontano delle cose intime, magari, che non è scontato che uno racconti, e lo fa proprio qui su Vita da Videomaker. Questa cosa a me, ti giuro, mi fa impazzire. Grazie, ragazzi, lo apprezzo tantissimo. Ma evidentemente perché tu predisponi a questo, perché fortunatamente nei miei percorsi di interviste è stato raro trovare qualcuno che ti porti a voler dire qualcosa in più, perché sai che lo accogli e a valori. Quindi, insomma, non è per fare lo smielato, sarà l'ultima cosa smielata, però è vero, perché sennò uno non si apre, no? Nel dire un qualcosina in più, se è una becerata fatta tanto per marchette o altro. E invece con te c'è un dialogo. Ti ringrazio, Rob, sono contento che si percepisca. Salutiamo tutti i ragazzi collegati, da Daniele, buonasera a te. C'è Luca che dice: "Come stai? Sei grande, mi saluti di entrare in diretta con te, per favore." Ma guarda, collegati sul canale Telegram e dimmelo, anzi dimmi se vorresti rivedere un episodio che scegli tu. Quindi questo qui è il link, tanto lo sapete ormai, se non lo sai te lo ricordo: t.me/vita da videomaker. Oppure /Giacomo Sisca e mi scrivi con un messaggio privato. Quindi questo spero sia chiaro ormai. Poi ci stanno anche, vediamo un po', c'è Cindy che dice: "Vabbè, però in effetti per l'estate 2020 abbiamo una soluzione per le foto social, di sti tempi." Giusto, grande Cindy c'è sempre a base. Con l'aiuto del green screen possiamo essere ovunque.
Daniele, salutiamo anche te. Ecco, questo episodio ti è piaciuto tanto, sono contento, perché effettivamente è un evento davvero speciale, poi lo vedremo meglio. Se ti muovi si vede che entri nello sfondo. Infatti, se vado così all'indietro, proprio casco giù col paracadute. Ci siamo, Simone, ci siamo quasi. Ora facciamo vedere anche l'episodio, però è stata bella questa introduzione. E che altro possiamo dire, Rob, per introdurre questo episodio? Abbiamo detto che tu ci hai vissuto a Los Angeles perché hai studiato alla Lee Strasberg e in qualche modo sei stato il mio e di Luca, perché era mio compagno di viaggio, il nostro punto di riferimento nella città. Quindi è successo spesso che siamo venuti a casa tua, ci siamo fatti una pasta col tonno una sera, vi ricordo, che era proprio la sera della serata Halloween, quindi proprio episodio. Nell'episodio non c'è perché c'è nell'episodio precedente. Giusto. Però, ecco, non tutti sanno che prima di aver girato questo ci eravamo appena fatti una pasta al tonno speciale. Lo sai che non me la ricordavo la pasta al tonno? La pasta al tonno è proprio la pasta di chi se la deve inventare. Sì. Quando c'è 14 anni e si fa solo quella. Il tonno esatto. È l'unico cibo. Esattamente. Comunque si può dire, dai, che l'Halloween a West Hollywood rappresenta proprio la frizzantezza della popolazione di Los Angeles. Sì, infatti abbiamo avuto la fortuna, forse anche la bravura, di scegliere il periodo migliore per visitare l'America in generale, che era appunto al cavallo di Halloween, quindi fine ottobre. Ritorniamo a West Hollywood, ritorniamo nelle strade con la prospettiva delle palme e direi di andarci a vedere quindi questo episodio speciale numero 263, Halloween a Los Angeles. Ora lo metto a schermo intero e se ci vengono in mente delle cose, degli aneddoti, curiosità, chiaramente poi le raccontiamo insieme. Ma lo posso mettere anche a schermo intero? Lo puoi... sì, bravo, è così. Ora che hai girato lo schermo ti vedo corretto. Vediamo. Devi alzare un po' l'inquadratura e ci sei. Eccolo. Eccolo qua. Okay. Metto play, vado. Halloween! È Halloween, è 31 ottobre. Allora vedi che ci stava la pasta col tonno, non mi ricordavo, vediamo. Cari amici, benvenuti nella seconda stagione di Vita da Videomaker. Cioè pure make up hai fatto lì a Los Angeles, non hai studiato la recitazione. Sì, ma era per far figo con quella che mi aveva fatto. È super approvato, grazie. Era per creare un minimo di costume decente, perché non avevamo nulla, quindi giusto il trucco ci avevamo. Esatto, e dei buoni coinquilini, anzi, una buona coinquilina. Vero, che ci ha prestato tutti i fondotinta, cose. Esatto. No, adesso sì che siamo pronti per affrontare questo Halloween! Ok, quanti siamo? 3, 6. I know you're winning, I'm a one. Che figata! Questo è Nico Uber! Mamma mia, che figata! Quanto è stato figo prendere quell'Uber spaziale, proprio i luxury! Era un minivan da 9 posti. Bellissimo. Che poi non mi ricordo se siamo messi a chiacchierare con quello, era una signora, mi pare. Era una signora simpaticissima che ci ha messo, mi ricordo, ora forse lo vediamo perché sono riuscito a inquadrarlo, ma mi ricordo esattamente che c'era Beyoncé nello schermo, c'era un monitor nella macchina in cui ha fatto partire un video, non so quale, un videoclip di Beyoncé, noi tutti a cantare e lei simpaticissima e si è messa a chiacchierare. Troppo forte, vediamo se l'ho ripreso, vediamo un po', sono curioso. Siamo sull'Uber, stiamo andando in questo locale e siamo tutti molto colorati, devo dire, molto molto colorati. 2, 3, yeah! Beautiful! Beyoncé on! Ah, vedi, me lo ricordavo, troppo forte! Grande.
sì, raga, questo è un Uber, cioè la televisione più grande, siamo in 7000. Che poi quel selfie mi pare che te lo chiese e lei lo ricondivise sul suo profilo Instagram. Bravo, bravo, è vero. Lei, vero? È vero, ammazza, che memoria! È vero, sì, lei ce lo chiese, lo ripubblicò perché lo stava pubblicando di tutti quelli che salivano nel suo Uber, mi pare, quella sera proprio. Quindi, pazzesco. Questa, ecco, mi sento di dire che è una delle cose positive della mentalità americana, anche nel marketing, nell'utilizzo dei social media. Cioè, questa ha utilizzato tutti questi contenuti che magari non chiedeva lei, ma che è venuto spontaneo a Roberto di scattare il selfie e di utilizzarli per promuoversi come autista di Uber e quindi far vedere come chi sceglie lei come Uber si diverta perché c'è pulita la macchina, perché lei è allegra e quindi ti fa sentire a tuo agio. Tutte queste piccole cose che ti aiutano a venderti meglio. Ecco, questa è una mentalità positiva che gli americani hanno. E in quel caso l'abbiamo proprio vista, toccata con mano. Poi vabbè, la realtà di chi lavora, di chi fa il driver di Uber è una figata, perché sono tutti pischelli che lavorano quando vogliono, perché basta che schiacciano il tastino lavora e cominci a lavorare. Poi si arriva, non lo so, ecco, per un attore ti arriva un provino o una cosa al volo, stacchi, vai, fai il tuo lavoro e poi dopo ricominci, non c'hai obblighi, quindi sono abbastanza sereni. Sì, è un modo per arrotondare spesso per loro, per alzare qualche soldo in più. Sì, vai, prosegui. Vado, qui finalmente usciamo dall'Uber e entriamo per le strade di Los Angeles. Panico proprio. Luca. È qualcosa di pazzesco, c'è un casino di gente, sembra, sai cosa, Rob? Sembra di stare a Capodanno. A Capodanno, sì, tutti sì, per le strade, tutti nei locali. Sono tipo 3 giorni che questi stanno così. No, di più, la domenica, oggi è mercoledì e da domenica questi stanno così. È sabato! È la settimana di Halloween, in realtà, non è solamente la sera ufficiale della festa. Stanno in fissa totale, è bella sta cosa. Bellissima, grazie. No, la regina d'Inghilterra, visto? Ci stava veramente di tutto, dalla regina d'Inghilterra. Ma perché un uomo? Aspetta, metto un attimo in pausa perché credo che la connessione, almeno qui, da come la vedo io, non sta reggendo alla grande. Quindi sì, provo sì, un attimo. Anche da qua. Comunque, vero, ma ti ricordi quello che si era vestito da uomo doccia? Uomo che si stava facendo la doccia? Come no, voglia, mi ricordo e credo proprio anche di averlo immortalato. L'hai preso? Sì, mi ricordo, c'è un momento in cui l'ho inquadrato, perché mi era rimasto anche a me impresso, ho cercato di rubare con la fotocamera, che non era la Canon che avevo appresso in quei giorni, ma in realtà è stato girato esclusivamente col cellulare, perché immaginatevi, insomma, girare lì con una videocamera comunque non era il massimo. Ah, è vero, l'hai girato col cellulare. L'ho girato col cellulare, sì. Oh, ma vorrei un attimo capire se sta andando la live, perché tipo qui si è bloccato tutto, quindi non riesco a vedere. Non so se tu, Rob, mi vedi fluido. Allora, no, ti vedo un po' a scatti, però ti sento fluidissimo. Mi senti fluido e mi vedi a doppio schermo con lo split screen? Sì. Ah, fantastico. Allora sono solo io che non vedo. Vabbè, finché è mio il problema non c'è. Sì. È così, ok, ora si è ripristinato. Probabilmente è questo green che satura completamente, quindi forse è l'ultima volta che lo utilizzo. Però per questa occasione era perfetto, quindi vale la pena. No,
era fondamentale, era fondamentale. Esatto. Vediamo un comunque po', vediamo se becco l'uomo doccia, che ora avremmo messo una curiosità estrema a chi ci sta guardando e ci segue. Intanto dice Giuseppe, io Rob lo vedo bene, Jack il video a scatti, ok, quindi grazie dei feedback, tra l'altro è un tuo grande fan, Giuseppe. Ma dai. Giuseppe Circelli stava con noi a Venezia l'anno scorso, quando tu ci sei venuto a trovare, hai dormito con noi un paio di notti. Quindi lui aggiunge. Ah, ok. Ecco, forse aggiunge. Certo, se me la dici di cognome, me lo riconosco. Grande Giugge. Giuseppe Circelli, a.k.a. Giugge, che ci segue, grande. Ci rivediamo a Venezia, non vedo l'ora. Dai, ritorniamo a Los Angeles, rimetto a schermo, facciamo così, va, schermo condiviso e rimettiamo play. Quarta fregna che c'era. Ma perché quelli là dietro stavano così? Gente che fa le reazioni. Ognuno faceva quello che gli pareva, che era proprio una fotografia del fuori dal mondo lavorativo, come si vivono la vita privata, è così, tutti giocano. Poi vabbè, Halloween era una delle occasioni più estreme dove lo manifestavano, ma in realtà la bellezza era quella, che ognuno lavorava le sue 8 ore e poi dopo l'orario lavorativo si gioca, cioè ci si gode la vita. Quello che un po' manca qui, perché vabbè, per tante ragioni, però, ed è quello che gli dà poi la forza di risvegliarsi il giorno dopo e ricominciare a lavorare sodo sodo, perché sai che raggiungi quello che vuoi lavorando sodo e quindi dopo puoi divertirti. E loro quella sera l'hanno fatto proprio alla grande, erano anche pieno di omosessuali, di comunità LGBT, cioè era proprio anche uno sdoganamento di qualsiasi inibizione, cioè erano tutti disinibiti, perché ognuno poteva fare quello che voleva, poteva essere chi voleva e non c'era grande giudizio, tant'è che abbiamo incontrato veramente tutti i tipi di persone immaginabili. Ora continuiamo ad andare avanti, io aspetto ancora l'uomo doccia. Vai. Oh, c'è un eroe che anche lui sta vloggando, ragazzi, con il suo Gorilla Pod e la sua camera col microfono, ecco. Chissà che è uscito fuori, sarei curioso di vedere il suo di video, ma chissà come si chiama, boh. Vabbè, ovviamente c'era anche tante ragazze, tanta gnagna, come dice Roberto, c'era assolutamente, come anche tanti ragazzi nudi, molti omosessuali, ma anche tanto show con ragazzi che facevano i cubisti. C'era per sì, tutto. È vero, c'era un'ottima parità dei diritti, diciamo, ognuno faceva quello che si sentiva. Poi vabbè, stavamo a West Hollywood, stavano anche altre zone che stavano festeggiando Halloween, ma se vai a West Hollywood è proprio il centro dove ognuno può esprimere pensiero, gusto sessuale, quello che gli pare, è proprio il cuore della libertà, West Hollywood, si sa. Quindi capirai, Halloween è tutto. Vai, che figata! You guys. Ecco, appunto, ci stavano pure loro. E ci stavano pure loro, poliziotti, perché ecco lì veramente c'era il timore dell'autorità, cioè se tu fai una cazzata lì senti proprio l'ansia che sale, perché anche se non hai fatto niente c'hai paura di essere colpevole per qualche motivo. Vero, vero.
E secondo me questa è una cosa giustissima, perché forse pure questa è una delle cose che manca qui in Italia e che la stiamo avvertendo questi giorni col coronavirus, cioè che se anche l'italiano teme l'applicazione delle leggi, cioè il pugno duro della polizia, nelle cose giuste ovviamente, la rispetti, quindi cominci a rispettare di più le leggi, il prossimo, e tutto in teoria funziona meglio, perché hai paura prima di fare una cavolata, anche la più piccola che sia, ci pensi due volte. Ci pensi tre volte. Infatti noi quando, nell'episodio delle colline di Hollywood, quando volevamo far volare il drone... Ti ho ringraziato anche perché alla fine le clip che ho montato sono state quelle che mi hai gentilmente condiviso tu per la produzione di quel corto che avete fatto, videoclip musicale anzi. Quindi ecco, in quel caso non erano mie perché non ci ho avuto il coraggio di girarle. E quindi ecco, per sottolineare questa cosa del rispetto totale delle leggi, che è molto, molto forte, ecco. Certo, certo. No, no, ci sta. A me mi hanno fermato con lo scooter, mi hanno fatto una super multa perché stavamo con lo scooter elettrico con un casco omologato e l'altro no. Io quando ho sentito la sirena del poliziotto dietro, faceva turn on the right, ho detto calla, questo ci spara, ci uccide qua davanti a tutti. Aiuto. E invece poi è stato caruccio, ha fatto una bella multa, però ci ha detto dai, tornate a scuola, perché stavamo andando in accademia di recitazione. Ma perché? Qual era il problema quindi? Perché praticamente era un motorino elettrico, io stavo con un casco omologato e il passeggero che stava con me c'aveva un casco da bicicletta. E quindi ci ha visto approssimati su sto scooter e ci ha voluto fare la multa. Capito, vabbè. Quindi era un problema di casco. Vi faccio la multa poi, amici, come prima. Questo è l'approccio. Sì, esatto. Prima ti spavento, poi ti faccio vedere la legge. Mi ha decurtato un po' di cose, perché in teoria avevo pure qualche altra cosa che non andava bene e mi ha detto ti faccio soltanto la multa per il casco. Quindi alla fine è stato pure buono, però giustamente all'inizio c'è paura. Giuseppe dice manco la mamma lo chiama Giuseppe. Lo so, ragazzi, io perché ho letto Giuse. Il commento, mi viene spontaneo, però è Giugge, scusami, non ti chiamo più Giuseppe, Giugge, solo Giugge. E Cindy dice che dopo una settimana, come realmente è andata, poi ci siamo conosciuti io e lei. Quindi dice che mi ha levato dalla piazza e non ero più sul mercato dalla settimana dopo in poi. Effettivamente è vero. Ah, ma allora erano sue le foto che ci facevi vedere. Ho conosciuto. No, non era proprio nessuno. No, però effettivamente il panico totale. Continuiamo. Ora non mi ricordo perché c'era la polizia. Forse perché stava finendo la serata. Vediamo. Eccolo, l'uomo doccia, finalmente arrivato. Applauso. Veramente, merita solo applausi quest'uomo. Io non so se ha preso spunto da qualcuno che l'aveva già fatto, altrimenti gli andrebbe data una medaglia, un premio come miglior cosplay della serata, perché è veramente imbattibile. Come fai a non premiare l'uomo doccia? C'è l'uomo doccia, c'è questo che poi si è inventato pure una sorta di come faceva a tenerla così? Non lo so. Ma c'è una sorta di palo sulla schiena, vediamo se si vede meglio. Vedi, perché senza mani lui lo reggeva, quindi ci avrà avuto un attacco sulla schiena con sto palo che teneva poi il cipollotto della doccia. Ma poi disinvoltissimo, ma c'è questa la cosa stupenda, che non è che dici... Vabbè, sto a fare una cosa assurda, sto sempre col sorriso, cazzeggio un po'. Oh no, convintissimo, mezzo nudo, che gli frega. Con tanto di tenda intorno, quindi anche un minimo di privacy, se vogliamo. Esatto. Geniale. Distanza sociale. Perfetta oggi, potrebbe essere esatto, perfetta. Forse potrebbe essere la soluzione per la fase 2, ognuno di noi può girare, ma solamente con una tenda. Sembra di essere a Romix, tutti in costume, tutti i cosplayer, i più originali secondo me dovrebbero vincere dei premi. La differenza è che non è un evento, non si festeggia il cinecomico, non si festeggia i fumetti, ma si festeggia Halloween
ed è tutto per strada, cioè non è che c'è un posto, è che la gente si riversa qui nelle strade e nei locali. Non si può bere nelle strade perché qui in America è vietato, però infatti sono pieni, i locali esplodono di gente, noi forse non riusciamo a entrare, stiamo cercando di capire dove, è tutto molto pazzo. Mi si è un po' scolorito, devo dire, questa fantastica maschera di Halloween. Che è veramente ai minimi storici della decenza, però meglio di niente. Abbiamo sì, fatto... Era proprio giusto per non essere normali. Sì, esatto, cioè per non passare come il coglione che manco un minimo di trucco si è messo, però esatto. ha fatto il suo lavoro. Questo episodio finisce qua, non so se è stato più, non lo so, è pieno di elementi. Noi ci vediamo un prossimo episodio qui, Halloween è veramente vissuto in maniera pazzesca. Io vi auguro, se vi piace questa festività, ma anche se non la comprendete, io stesso non l'ho mai amata in particolar modo, perché è tutt'altro che una festa italiana. Però qui, cavolo, la respiri, e respiri proprio l'atmosfera, e questo è bello perché fa parte della cultura americana. Ci vediamo in un prossimo episodio di Vita da Videomaker. Ragazzi, io vi mando un bacione con questa faccia un po' colorata, ma ci piace così. Lasciate un mi piace a questo episodio se vi è piaciuto, scrivete nei commenti, fatemi sapere se vi sta piacendo questa serie dall'America. E noi ci vediamo al prossimo episodio, che sarà il penultimo giorno qui. È vero, era quasi finita. Che il video sia con noi, ragazzi. Okay. Ciao. Vediamo un po' se ci sono scene extra, non mi ricordo. Mi sembra di sei. Pazzesco! Ma uno mi ha appena toccato il culo, Carco, uno mi ha appena toccato il culo. Oddio, è vero, ora me lo ricordo. Bellissimo. Ci dice Giuseppe che giustamente l'uomo doccia aveva anche una terza gamba, cioè aveva una roba che penzolava là in mezzo, non so se era finto o vero, meglio non saperlo, però sì, c'era proprio completamente disinibiti tutti quanti, e va bene così perché era il bello dell'atmosfera, era quello. Ma infatti, no, troppo bello. Poi, come vedi, riscoprire il festeggiamento in strada, cioè nel senso stare tutti insieme e completamente liberi, bello, no? Ci sta. Sì, perché effettivamente sembrava un carnevale, cioè anzi, o il carnevale o il capodanno, che sono un po' per noi da italiani culturalmente sono le festività in cui si scende in piazza, cioè la festa si fa per le strade. Quindi anche se il Capodanno magari molti lo fanno a casa, eccetera, però dopo la mezzanotte, dopo lo spumante, spesso ci si ritrova giù tutti per strada a fare le stelline o comunque a cantare. E quindi per noi è quello il riferimento, invece a loro spetta quella festa lì che è totalmente, credo, sia celtica. Halloween come tradizione. No, non lo so, sai, non ho mai approfondito, non lo so. Credo proprio di sì, ora non vorrei dire cavolate anch'io, però sì, penso proprio di sì. Quindi è una roba che chiaramente è più loro che nostra. E fa parte dell'America, quindi andare in America e vivere la serata di Halloween lì fa parte proprio del viaggio. Ma sei mai stato... Sei mai stato, fai concorrenza alla tua ragazza? Aia, questo... Attento, Daniele, perché non so se è un complimento, perché il trucco già non era proprio il massimo, invece Cindy è veramente molto brava. Esatto. Quindi, anzi, Daniele, aiutami a convincere Cindy di aprire un canale YouTube in cui fare dei tutorial su dei tipi di trucco, perché è bravissima. Quindi no, era molto sempre, meglio. Pure a noi maschi. Esatto. Che ecco, a proposito, guarda, ho cominciato a leggere un libro che mi è stato regalato, un libro di Oriana Fallaci, si chiama Il sesso inutile, e è interessante perché parla del, diciamo, dell'eccesso di, ora ti dico, di l'emancipazione delle donne, dove sta portando. Lei dice di aver incontrato alle Hawaii una certa Mary Kawena Pukui che le parla dell'emancipazione delle donne come
uno strumento, l'emancipazione delle donne è stata lo strumento della distruzione. Gli uomini che rispettavano le donne ora le temono, le amavano e ora le tollerano. Parlare di uguaglianza ha portato la diversità. E poi dice, troverà, ok, adesso non si troveranno più le donne libere e felici perché esse non esistono più. Cioè praticamente diceva che questa troppa emancipazione delle donne, nel senso, dopo che hanno conquistato alcuni diritti giustissimi e fondamentali, ha portato un po' al cambiamento invece dell'uomo, che è diventato troppo vittima, succube, e si sente inferiore delle donne, e quindi si è snaturato. Cioè, mentre loro hanno conquistato la posizione che giustamente gli spettava, perché per forza di cose siamo pari, quindi è giusto che raggiungessero quella posizione, però l'uomo invece ha perso tutti i suoi valori, i suoi punti forti, e quindi le donne non sono più soddisfatte degli uomini che frequentano, perché non hanno più quelle caratteristiche di uomo che... Il famoso metrosessuale. Il metrosessuale? Che venga definito così. No, è interessante. Quindi questo è... lei è senz'altro una giornalista veramente da cui prendere ispirazione, Oriana Fallaci, ma secondo me è uno... Diciamo, il giornalismo anche d'inchiesta che approfondisce i temi ti dà sempre delle chiavi di lettura diverse, no? Per analizzare, sì, la realtà, i cambiamenti anche sociali. Non lo conoscevo questo libro. Quindi lo stai leggendo in questo periodo di quarantena? Sì, ho cominciato da poco, me ne sono mangiati altri due di libri, e tra l'altro ho visto che lei, infatti me lo sono segnato, ha scritto anche una cosa che ti consiglio, pronto, pronto, che si chiama I sette peccati di Hollywood. Oh. Ammazza, attenzione, eh! Ha scritto qua, ha scritto qua, Quindi, adesso mi finisco questo, poi lo compriamo e gli diamo una lettera ai sette peccati di Hollywood. Ci sta, è coerente. Senti Rob, ma quei giorni lì a Los Angeles, durante questo nostro viaggio mio e di Luca, in cui io ogni giorno riprendevo e cercavo di documentare e raccontare creando un episodio della serie, e tu in quei giorni chiaramente l'hai visto perché ci sei anche entrato dentro, perché ti ho ripreso, ti ho chiesto le cose, ti ho coinvolto. Tu questa cosa qua, come l'hai vissuta? Per te era normale? Ti eri anche abituato a questo tipo di linguaggio? Perché lì a Los Angeles è più sdoganato, diciamo, le persone sono più abituate a questo tipo di ingresso della tecnologia, della videocamera all'interno della vita reale. Questa cosa qua, che effetto ti ha fatto? Quando sono arrivato e subito, bam, c'avevo la videocamera accesa. Ah, allora, politicamente corretto o onestissimo? Onesto, puoi dire pure le parolacce, di quello che vuoi. No, allora, all'inizio, appena l'ho vista, ero super felice di abbracciarti e di salutarti, perché insomma ti stavo rincontrando e non vedevo amici veri, insomma, della mia vita quotidiana da tempo, da mesi. E quindi, però poi c'era il mezzo tecnico che un minimo mi ha inibito nella veracità del momento. Però subito dopo, qualche minuto, vabbè, poi anche per il mio mestiere non mi crea un problema, un terzo occhio esterno freddo come quello della telecamera, quindi non mi ha creato un problema, ma anzi mi sottolineava il valore del registrare anche cose quotidiane e semplici, perché in realtà possono essere molto più belle di un qualcosa di ricercato per raccontare qualcosa, mentre la vita quotidiana ci dà numerosi spunti di riflessione e di intrattenimento. Io in quei giorni lì ho appunto realizzato tutti i giorni degli episodi che sono argomento, come in questa live di Rewatch, in questo format,
e altri giorni fa abbiamo commentato appunto con Luca un'altra giornata e ci ha dato la possibilità in qualche modo di rivivere anche quei momenti. Quindi da un punto di vista proprio di valore emozionale ti dà uno scatto fotografico alla potenza, alla decima, perché ti mette l'audio, ti mette tutta un'altra serie di fattori che ti riaccendono quel ricordo lì. E questo per noi è stato sicuramente un vantaggio e sono quelle cose che dici, ah cazzo, vedi, ne è valsa la pena farlo. Sì, è vero, è vero. E credo che la cosa che impedisca magari molti di farlo è la pigrizia poi, perché in realtà all'inizio puoi essere entusiasta di fare un reportage del genere, però poi dopo la coerenza e la costanza abbatte di più. Quindi è quella, secondo me, la cosa faticosa, no? Cioè essere costanti e coerenti. Quindi, perché il mezzo è stupendo, ovviamente, cioè, adesso rivedere questa puntata mi ha fatto fare un tuffo reale in quel momento. Quindi la foto anche, però la foto scava di più nei tuoi ricordi, in quello che tu ricordi di quel momento e non in quello che realmente magari è accaduto. Un video non ti nasconde niente, una foto sì, perché indaga in quello che tu hai salvato di quell'episodio, no? C'è un momento che io ho ricordato anche quando ci siamo incontrati lì in quell'episodio in cui ci eravamo dati appuntamento davanti a questo ristorante pizzeria che penso sia stata l'unica pizza che ho mangiato lì in America. Tra l'altro era anche discretamente buona, veramente una pizza onesta che costa un po' di più lì, però comunque c'ha il suo perché ti riporta un po' in Italia. E abbiamo fatto poi al montaggio un collegamento con un vecchio episodio che era quello proprio prima di partire, prima che tu hai preso l'aereo e sei andato lì, che era gennaio, mi pare, dopo Capodanno, una roba del genere. Sono partito a dicembre, sono partito credo il 28 dicembre. Hai fatto Capodanno lì allora, è vero? Ho fatto Capodanno lì, sì. Giusto. E io dovrei averlo messo qui nella descrizione, dovrei aver messo il link. No, non è vero, manco per niente, quindi lo posso leggere da qua. Vediamo, eccolo. Eccolo. Madonna. Episodio 90, Rob. Erano 3 mesi che esisteva Vita da Videomaker. Adesso sono 2 anni. Passati. Adesso sono... Eh sì, 27 dicembre, tu dici da questo momento qua, da questo frame? No, dall'inizio del tuo... Dall'inizio del progetto sono di più, sono quasi 3 anni, perché era settembre 2017, quindi settembre 2020 sono 3 anni esatti. Tanto, eh? Wow, mazza, mamma mia. Veramente tanta roba. Un giorno dovrai ospitare qualcuno che ti faccia a te l'intervista. è vero, c'è Daniele tra l'altro che non so se è ancora collegato ma mi ha chiesto un'intervista proprio ieri, l'abbiamo fatta volentieri, lui ha questa web radio in cui racconta intervista a vari professionisti anche nel campo video, ieri mi ha fatto delle domande molto interessanti, quindi lo saluto. Tra l'altro dice Vita da Videomaker è un progetto che deve essere portato in TV oltre, ma chissà se è meglio la TV, meglio il web, boh. Quindi non lo so se oggettivamente è meglio l'uno o l'altro, ognuno ha il suo linguaggio, ecco, penso alla fine questo. Sì. Sai che è bella perché è sia informazione che documentazione. Quindi perché non sempre sono la stessa cosa, perché io posso documentare ma non informarti, perché molte cose sono già state raccontate e il bello è che te giri la fotografia, cioè fai vedere quello che c'è dietro alla carta stampata, cioè dietro soprattutto quando lo fai rispetto ai backstage di progetti video,
quindi lo trovo, sì, è vero, potrebbe benissimo essere un programma che incuriosisce in televisione, perché no? Chi lo sa il futuro che cosa ci aspetta? Beh, sicuramente l'intento è quello. Hai fatto una distinzione molto interessante tra informare e raccontare, documentare. C'è una grande differenza. Spesso le cose possono essere anche autoreferenziali, non raccontare nulla se non per te stesso. Invece quando c'è qualcosa che può essere utile agli altri, allora lì diventa un'informazione, uno spunto, un'ispirazione anche, perché no? Io credo pure che il tuo mestiere, quello di recitare, quello di interpretare un ruolo per comunicare e raccontare una storia, inevitabilmente ispira anche lo spettatore. Penso sia quello anche uno degli obiettivi. L'obiettivo è proprio quello, cioè la missione di un attore o comunque di ogni reparto del cinema, dell'intrattenimento, è quello di lasciare al pubblico un'occasione di o di riflessione, o di intrattenimento, o di svago. Il potere del cinema e di un attore è proprio questo, che tu hai la possibilità di metterti nei panni, di lasciare che qualcun altro faccia magari un qualcosa che tu vorresti fare, quindi ti permette di sognare, ti permette, per questo che tanto amiamo i supereroi, perché fanno cose che ci piacerebbe fare a noi, oppure vedere un film drammatico ti dà la soddisfazione di non stare in quella condizione là, ti porta a riflettere, ti arricchisce, quindi questo per me è fare cinema ed essere un attore. Rob, io quando sto davanti alla videocamera penso sempre a come poter migliorare, anche a come tenere la scena, perché in qualche modo sono anch'io, divento personaggio, no? Perché sono la voce narrante, racconto le storie in cui racconto altre persone, però poi di fatto, sì, essendo io il collante, devo anche, tra virgolette, recitare un ruolo, no? Essere poi, certo, quel personaggio lì che guida lo spettatore. In questo io mi chiedo spesso come poter migliorare, ok l'esperienza, ok la pratica, ma magari c'è qualche esercizio anche attoriale che potrebbe essermi utile. Secondo te dovrei lavorare su un laboratorio teatrale, lavorare sulla voce? Secondo te quale potrebbe essere un elemento, un esercizio che potrebbe migliorare questa cosa, di questo mestiere qui? Guarda, io credo che, dato che è tutta comunicazione questa che stai facendo, per non essere autoreferenziale, e quindi è lo scopo più grande, è quello di appunto comunicare e essere in contatto con chi ti ascolta, la cosa più importante è aumentare il proprio ascolto, cioè nel momento in cui fai un'intervista, ma tu già lo fai molto bene, allenarti sempre di più ad essere in ascolto con la persona che hai di fronte o col pubblico a cui ti stai riferendo, perché quando c'è, più aumenta l'ascolto che tu hai nei confronti di chi hai davanti o di chi è oltre la videocamera, e più aumenterà la tua consapevolezza di quello che stai facendo, di quello che stai realizzando, e avrai più contenuti anche istantanei da discutere, perché ti senti improvvisamente in sinergia con l'intervistato, con il pubblico a casa, e quindi io credo sempre che l'ascolto, allenarsi ad ascoltare è l'esercizio più grande che si possa fare nel nostro settore, perché poi tutto nasce da lì, perché reagisci di conseguenza, perché ti metti in contatto a livello proprio fisico, umano, e quindi tutto viene naturale. Crea empatia, che è alla base della relazione, della comunicazione. Sì. Lavoriamo sull'empatia, sull'ascolto. Bella questa cosa. Ovviamente poteva arrivare solo che da un attore che lo fa di professione, perché è alla base del tuo mestiere, giusto? Sì. Senti Rob, ma l'hai, come l'hai percepita tu questa, la differenza tra nel 2017
che era iniziato il progetto in cui io raccontavo agli amici che mi giravano intorno la mia vita, così in maniera anche molto più personale, ma con dei contenuti magari meno professionali di quelli che sono tuttora. E vedere poi questo passaggio ad oggi, in cui magari vado sui set, racconto le produzioni, lavoro con i brand, con le aziende, con gli imprenditori, e vedere questa crescita, questo, chiamiamolo percorso, no? E volevo sapere se tu hai notato delle differenze, siccome è importante anche chiedere agli altri, cioè ricevere dei feedback esterni, oltre a quello che percepisci tu. Io mi sento ormai troppo dentro a questa macchina, quindi certe cose mi sfuggono, sicuramente. Certo, certo. Tu hai notato un cambiamento, qualche cosa che dici, cavolo, vedi, prima era così, ora è diventato questo, oppure ora noto questa cosa? Sì, ho notato che adesso c'è sempre un obiettivo, cioè non è... per me non è una perdita di tempo vedere un tuo episodio o incuriosirmi di una... ogni volta che adesso associo la tua immagine ad un qualcosa di interessante, mentre prima associavo la tua immagine ad un intrattenimento, e invece ora dico, cioè quando vedo il tuo logo o la un frame tuo, dico aspetta, fammi... cioè, ci perdo un attimo di più di tempo perché sono curioso, perché so che non è una cavolata o che comunque mi potrebbe dare qualcosa. Quindi magari poi non sono interessato all'argomento, però so che c'è un argomento, so che c'è un obiettivo in quello, che hai motivo di parlare, ok? E quello però che mi fa ancora più piacere è che nell'evoluzione che ti ho visto fare, sempre in modo più professionale, hai mantenuto la cosa più importante, ovvero hai mantenuto la tua persona come sei e come eri, che ti rende ancora più apprezzabile e fruibile, perché sei una persona spontanea, sei genuino, educato, professionale, e quindi questo a mio parere, se non lo perdi mai, a mantenere questo tuo valore e poi arricchirlo con l'esperienza, è il tuo punto di forza, è il tuo punto di forza. Quindi grazie, sì, Rob, veramente grazie. Lo dico in maniera disinteressata, perché cioè, non ci guadagno niente se non nel piacere proprio di condividere una cosa vera. Quindi sì, questo. Io sono convinto che nei prossimi anni Vita da Viewmaker inevitabilmente crescerà, si strutturerà sempre di più, e sono convinto che prima o poi arriverò su un set per produrre un contenuto di backstage e tu sarai l'attore protagonista, un attore che avrà un ruolo davvero importante, che bucherà lo schermo e io sarò lì per raccontare tu come l'hai preparato. Mi sono convinto. You're goddamn right. Esatto. Arriverà, dai, ci siamo. È questione di tempo, siamo sulla strada giusta. Tra l'altro tu tra un po' uscirai in televisione con un lungometraggio. Al cinema. Scusami, sul grande schermo. Sì, sul grande schermo, appena finisce la quarantena, è il film prodotto da Rai Cinema e dalla Line Production, dal titolo Karim. Un action movie, e il mio personaggio è Omar e sono uno dei bad guys, quindi un villain, finalmente un cattivone. Bello. Sì, quindi è il mio primo film in Italia che va al cinema, perché ho lavorato, come sai, tantissimo nell'indipendente soprattutto, quindi adesso da quando sono tornato dall'America il cinema mi ha accolto, e quindi speriamo che continui a crescere, ecco, arrivando a cose sempre più grandi, certo, insomma, ma è quella la strada, è quella. Tra l'altro nelle prossime settimane vedremo qui su Vita da Videomaker un backstage che abbiamo girato poco prima della quarantena, che vede proprio Roberto protagonista, quindi è fresca questa cosa, e vedrete un episodio tradizionale, come è sempre stato in questa terza stagione, prima appunto delle live, e quindi ti vedremo anche all'azione nelle prossime settimane, lo sto già montando, quindi già grande. So che il materiale è veramente figo. Dice Daniele, Giacomo, ti piacerebbe ricominciare da zero Vita da Videomaker negli Stati Uniti?
Ma onestamente no, perché sarebbe una roba diversa, quindi credo che il percorso verrebbe diverso e io voglio quello che è stato, quello che è tuttora, non ne voglio un altro, quindi non lo scambierei e non ricomincerei. Io ricordo che Roberto lo trovate con la chiocciola Roberto Luigi Mauri, mi confermi? Confermo, aspetta, su dove? Su Instagram di sicuro. Su Instagram, sì. Poi vabbè, come Roberto Luigi Mauri in generale, su Facebook, su... C'è anche un canale YouTube tu, Rob? Ce l'ho. Ce l'hai, vero? Dove carichi gli showreel? Sì, carico gli showreel, dei monologhi o degli allenamenti, esercizi di stile che mi faccio magari da solo anche in casa. E quindi sì, c'è del mio materiale. Ottimo, quindi sappiamo dove trovarti, Rob, non scappi. Io ti ringrazio davvero di cuore per aver partecipato a questo rewatch. Grazie a te. Che è stato veramente un colpo al cuore del viaggio più bello della mia vita finora. Quindi io mi emoziono davvero tantissimo ogni volta che rivedo quelle giornate lì. Quindi davvero, grazie ancora, Robby. In bocca al lupo per tutti i tuoi progetti. Sappiamo dove seguirti. Sapete voi dove trovare le comunicazioni di qualsiasi cosa io faccia sul web. Sempre qui su Telegram che comunico tutto, condivido le dirette, link, tutto quanto, addirittura anche il backstage del backstage spesso. Quindi ecco, su Telegram siete sicuri di non perdervi nulla. Noi ci vediamo domani alle 19, sempre qui su Vita da Videomaker, con un'altra live, ormai ci ho preso gusto. Vedremo se terremo questi sfondi col green screen, ah, vediamo. Quelli sono... Ah, pensavo l'America. America no, solo no. Di sicuro Los Angeles lo tolgo, deve essere esclusivamente per questa puntata qua, assolutamente. Sono geloso. Io vi mando un bacione a tutti quanti. Rob, grazie ancora, ci vediamo alla prossima. Grande, grazie a te già. Ciao, ciao a tutti. Ciao.